Voglio dire che il tentativo che hanno fatto a me sembra interessante, perché una trasposizione in film, come di solito si fa da un romanzo a un film, con Ferita a morte non si poteva fare. Abbiamo provato anche Paolo Sorrentino ed io a farlo, ma la sceneggiatura non è stata all'altezza delle nostre aspettative, anche se l'avevamo fatta noi, perché le cose che sono scritte in quel libro sono scritte in un certo modo, e se non è quel modo di dirle, risultano banali. E quindi noi ci siamo accorti di questo e abbiamo capito che un film non si poteva fare. Però se invece si fa come qui si è tentato, una specie di documentario sul libro, non si fa più un film, si fa come, diciamo così, un commento al libro letto da un lettore, il quale si esprime attraverso delle immagini filmate. Allora in questo caso qui la cosa poteva funzionare, l'esperimento poteva riuscire, perché si era posto appunto questi limiti, e questi limiti veramente danno la possibilità di trasposizione cinematografica. Nel senso vero della parola, Napoli è cambiata moltissimo, perché la Napoli di Ferita a morte era la Napoli degli anni 50, era ancora la Napoli della cartolina Colpino. Poi, dopo gli anni 50, e precisamente verso gli anni 60, è successo a Napoli una specie di terremoto, non quello reale, anche quello, però è successo che la città si è trasformata al punto che è diventata quasi irriconoscibile, cioè rispetto a quella lì che io avevo descritto negli anni 50. Però certe cose sono rimaste, per fortuna c'è rimasto la bellezza del Golfo, per fortuna c'è rimasto il mare, c'è rimasto il Vesuvio, c'è rimasto insomma un certo rapporto tra la città e la natura che è bellissimo, e soprattutto in giornate come questa di oggi, che è una bella giornata, splende questa Napoli qui. Certo, la Napoli dei vicoli è diversa e fa nascere pensieri diversi, però anche quest'altra, che è vista, diciamo così, da un posto privilegiato, da Posillipo, anche questa, insomma, esiste, ed esiste per i napoletani, è amata dai napoletani, ed è bella, perché, insomma, non si può negare che è bella. Nel libro si parlava che non era una classe dirigente, ma era una classe digerente, e beh, io credo che oggi digerisce ancora meglio.